tante volte lo stigma è visibile, tante volte è invisibile. La maggior parte delle volte è proprio invisibile perché le persone con HIV sono invisibili. Moltissime persone, nel momento in cui si scoprono sieropositive, decidono che hanno chiuso con l'amore perché pensavano che nessuno li avrebbe mai amati. Sono sempre stata convinta, prima di incontrare Christian, che due persone sierodiscordanti non potessero avere figli se non a fronte di grandi sacrifici. È un dolore gigantesco che le persone si portano dietro. Spero che riusciremo a uscire da questa situazione e a combattere lo stigma con i volti e con le nostre voci. In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, Stigma Invisibile. Guardalo ora su Discovery Plus.